Buongiorno a tutti. Li riconoscete? Secondo me no. Loro sono parte dei 10 cuccioli affamati che vi abbiamo presentato nel video quando erano ancora in natura, con la mamma bianconera e il papà cane corso maschio tigrato. Ecco, noi da allora, come promesso, li abbiamo portati al sicuro, però vi abbiamo anche detto poi nei titoli del video che scorrevano che purtroppo due non ce l'hanno fatta. Infatti nella cucciolata è scoppiato il parvovirus e due sono morti veramente dalla mattina alla sera, senza sintomi, all'improvviso. Voi adesso ne vedete sei. Perché ne vedete sei? Perché altri due poi sono stati male e allora abbiamo chiamato il pronto soccorso veterinario comunale e loro sono stati prelevati e portati in clinica convenzionata con il comune. Il problema è che poi non possono ritornare da noi perché c'è un iter da seguire. Quando i cani finiscono in clinica vengono portati in una struttura della zona che poi si occupa della loro adozione. Ma noi siamo tranquillissimi perché sicuramente troveranno delle belle famiglie anche loro. Ci dispiace non poterli vedere più, ma non bisogna essere egoisti, bisogna pensare al bene dei cani. Bene, adesso noi abbiamo queste sei meraviglie da accasare, di meno di 3 mesi di vita. Guardate che grossi che sono. E certo, con i genitori che hanno, non poteva essere diversamente. Dunque, sono praticamente 4 femminucce e 2 maschietti. Ve li presentiamo. Abbiamo dato loro nomi di tessuto, tranne a questa meraviglia qui, questo maschietto, perché i nostri amici che ci hanno offerto stallo, siamo in una casa di vacanze che è stata dedicata a loro, ecco, i nostri amici hanno deciso di tenere lui. Quentin l'hanno chiamato, anzi meglio ancora Quentin Patatino, quindi questo bellissimo maschiottino col muso molto simile a quello del papà ha già famiglia. Bene, allora dobbiamo sistemare gli altri 5. Ve li presentiamo. L'altro maschietto, non andare vicino qui, non andare piccolo, dai, dai, vieni, 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 che lì ci sono i barattoli, li dobbiamo togliere. Questa meraviglia, un po' pastore, pastore tedesco quasi nei colori, e velluto. Guardate che bello velluto, è dolcissimo. Chissà come saranno le sue orecchie, adesso sono giù, dovrebbero rimanere giù. Però non si sa mai perché ha qualcosa del pastore tedesco. Molto bello velluto, unico maschietto. Passiamo alle femminucce. Questa faccia simpatica, dove vai? Vieni fuori, vieni bella, vieni amore cucciola. Lei aiuta, guardate che simpatica con questa macchia sull'occhio e poi altre macchie sul corpo, fatti vedere, ecco, bellissima aiuta, bellissima. Poi c'è questa bellissima femminuccia di nome Ciniglia. Ciniglia che ha una croce sul petto. Ah, ma proprio una croce lunga, sì, 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 tutta lunga fin giù, questa parte e questa di traverso. Ciniglia, dolcissima femminuccia nera, bellissima, ma che monelli che sono. Quentin, tu non ti mettere in mezzo perché hai già una famiglia, ecco. Quest'altra dolcissima femminuccia bianca è Flanella. Flanella, amore, guardatela, vieni Flanella, vieni, bianca con delle chiazze un po' beige, somiglia molto a Quentin Patatino. Flanella ha il muso meno squadrato, però somiglia tanto a lui. E dentro la cuccia che non vuole uscire fuori c'è la più dolce di tutte, Mussola. Amore, esci fuori, vuoi prenderla così? Povero amore, timido, ma non ha problemi, sono cuccioli cresciuti in compagnia. Esci Mussola, esci. L'abbiamo presa Mussola, la prendi in braccio un po'? Sì. È troppo bella, beige. Ma quanto è carina amore, quanto è carina Mussola, guardate. Ma ha soltanto 2 mesi e mezzo, questi cuccioli ci dicono che sono venuti al mondo il 26 di dicembre, subito dopo Natale, quindi non hanno fatto ancora 3 mesi. Mamma mia, quanto diventano grandi.
Fate un pensiero per loro. Meno male che hanno trovato ospitalità qui. E sono stati davvero, davvero male. Davvero male, perché la parvovirosi fa soffrire. I dolori di pancia sono tremendi. Pensate che porta alla morte. Quindi loro praticamente ce l'hanno fatta senza cure. Avevano un sistema immunitario fortissimo che ha vinto. Ecco perché, come vedete, stanno benissimo adesso, sanissimi, e si apprestano a fare il secondo vaccino. Ecco, il secondo vaccino, sì. Dopo, se volete, ne farete un altro, ve lo dirà il veterinario, ma già con quel secondo vaccino sono coperti. E poi loro hanno l'immunità dovuta al fatto che hanno preso il virus, quindi sono ancora più sicuri dei cani vaccinati, pensate. Ma devono fare comunque un secondo vaccino. Bene, chi manca all'appello? Ne vedo 5. Manca Mussola, sempre Mussola, la monellina che è rimasta dentro, ve la faccio vedere. Spostati, Quentin. Ecco l'amore, eccola. E si mette davanti Flanella. Stanno qui. Ecco, hanno masticato tutta la cuccia, ci hanno donato questa cuccia artigianale. Aveva una protezione in plastica, io già lo sapevo che l'avrebbero strappata. Ecco, loro stanno bene qui, hanno tanto spazio. Non preoccupatevi, non si grattano per i parassiti perché sono perfettamente trattati contro tutto. Ecco, poi faranno da capo sverminazione, di nuovo trattamento antiparassitario, tutto faranno, arriveranno perfetti, sanissimi e con un bellissimo carattere. Ciniglia, amore, Ciniglia, quanto sei bella! Ma guardateli, guardateli! Flanella, Iuta! Quentin, dai, fai uscire Mussola. Aspetta, che vogliamo scoperchiare il tetto? Oppure scoperchiamo il tetto e facciamo la ripresa dall'alto. Che fai? Che fai, Flanella? Mastichi il legno? Ma che monelli, ma che monelli. Mamma mia, guardate, che amore. Ciniglia. La palla per un po' credevamo. Ecco. Eh sì. Palla. Oh, come gioca Ciniglia, che amore. Benissimo, ecco che spunta. Spunta Mussola. Mussola? Amore, dove vai? Dove ti nascondi? Niente, è timida Mussola. Ma adesso facciamo foto a tutti e le incolliamo alla fine del video e ve li facciamo vedere quanto sono belli. Ciao piccolini. Speriamo che chiamino presto per voi. Foto a tutti ora.